Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, sono Ivan e oggi giochiamo il secondo episodio della mia serie su Ace Ventura. Siamo rimasti con Spike che ha urlato dopo essere stato spinto in questa stanza misteriosa e allora, senza perdere tempo, entriamo. Oh, Nemi, mi piace quello che hai fatto di questo posto. Così mostruosamente pauroso. Leoni e tigri e orsi, oddio! Leoni e tigri e orsi, oddio! Ha citato il mago di Oz, leoni, tigri, pantere, ohimè. Cosa possiamo fare? Vediamo l'armadio. Amico Spike, me l'hai fatta! D'ora in poi stai allerta, amico, eh? Questo ci farà comodo più avanti. Spike, tu sei un genio. Bene, adesso dobbiamo esaminare un tipo di carta a muro. Qui dovremmo prendere le coordinate per quest'isola chiamata Volcania. B-I-N-G-O, Volcania è il suo nome. Volcania è il suo nome. Ho bisogno delle coordinate. Ne prenderò due, grazie. Quindi, 50 longitudine. E 50 e poi non so se bisogna cliccare o se bastava semplicemente premere qui. Comunque, abbiamo preso le coordinate per quest'isola. Tutto qui? Capitano Nemo, soldi. Non ci dovrebbe servire nulla. Prendiamolo e possiamo andarcene. Vai, usciamo. Abbandoniamo la stanza di Jacques Dumanchy. Adesso andiamo sul ponte, anche se mi hanno detto che è proibito, ma noi ci andiamo lo stesso. Questa roba è inchiodata! Vai. T'avevo avvertito di stare lontano dal ponte, Mister Ventura! Perfetto. In teoria potrei anche continuare a rompergli le scatole e ad andare su, però. Dai, dai, un'altra volta. Ah, proprio così direttamente. Quanto sei suscettibile, Jack! Aio. Ok, mo basta. Adesso noi possiamo usare il costume, il vestito del Capitano Nemo per spaventare Jacques e la sua banda. Quindi, Capitano Nemo, vai! Chi osa intrufolarsi sulla mia nave? Chi sei tu? Il Capitano Nemo! Nemo? Non è possibile! Osi dubitare di me, piccolo uomo? Osserva mentre pilota il mio vascello col solo gesto della mano. Immersione! Ora, emersione! Bah, tu che ti dà salotto. Sicuro? E allora, immersione! Spike si è messo a dormire. Ripeto, immersione! Vi porterò negli abissi sconosciuti all'uomo, dove l'immensa pressione schiaccerà il vostro cranio come un granchio a cena! E non è tutto! I vostri occhi si gonfieranno come pesci palla, la vostra spina dorsale si piegherà come una medusa, e le vostre unghie salteranno come, beh, piccole cose saltellanti. Che paiura. Non lo farai! Non ci ucciderai tutti! No! Io sono già morto! Benvenuti nel mio mondo, ragazzi! Nemo! Basta! Risparmiami! Farò qualsiasi cosa! Qualsiasi! Qualsiasi? Sì! Ok!
Vai in camera tua, spegni le luci e niente cena. Mi sembra giusto. Sì, ma... E non dimenticare di lavarti i denti. Camera, dopo quello che ci ha fatto... Buffone! Perdente. 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 Non penso. Non penso. Ok, adesso... Per cominciare andiamo qui a esaminare le mappe. E qui ci farà comodo quella che abbiamo recuperato nella stanza di Nemo. Ah, mappe di navigazione. Dobbiamo andare a Volcania. Allora, qui tocca risolvere questo puzzle. Vediamo un po'. Destinazione Volcania. E vai. Infermiera? Il koala, grazie. Il koala, ah, la carta con cui ci ha fatto gli origami. Una mappa. Là. Adesso. Qui. No. Ah, la penna. No, ah, no, no, le coordinate, giusto. Coordinate di Volcania. Ok, adesso sappiamo la posizione. Fermiamo qui. La penna. Scarabocchi senza senso. Signor Sulu, imposti le coordinate per Volcania. Curvatura 4 e Spock, cioè Spike, imposti lo scanner a medio raggio verso Volcania. Pronti? Si va. Ok, qui possiamo guardare con il periscopio quando saremo arrivati, però mi sa che tocca prima fare qualcos'altro. E infatti niente, qui siamo ancora in mare aperto, quindi torniamocene giù. Ah, analizziamo il radar. Ace è entrato in azione. Che in questi giochi vale sempre la pena esaminare tutto quanto. Si dovrebbe usare per trovare qualcosa, ma chissà cosa. Tasto rilascia. Potrebbe essere il pulsante di autodistruzione. Forse lo proverò più tardi. Eh beh sì, adesso non è il momento giusto. Possiamo uscire? A parte che stiamo in fondo al mare, forse non era il caso, vabbè. Aprite portello. Aprite portello. Troppa acqua! Perché è così umido? Inondato, ma mi sono salvato. Ok, qui per il momento non c'è niente da fare. Torniamocene giù. Che c'è una zona che abbiamo dimenticato di esplorare. A parte che se vado qui, torniamo al canale di scolo. Oh! Salve! No! No! Questa roba è inchiodata! No! Come non detto, niente da fare. Aspetta un po' un secondo, vediamo se... Se potevamo fare una cosa, che... Non ricordo se era qui o se ho un falso ricordo io. No. No! Ricordavo che si poteva usare ancora... Il vestito del Capitano Nemo, però vabbè, pazienza. Adesso possiamo scendere qui. Cioè, in realtà potevamo scendere anche prima, solo che... Francamente mi sono scordato. Una saracinesca. Mi sa di no. Ah, noi abbiamo la chiave. Che va usata su questa serratura. Quasi, ma non ci siamo! Come no? Forse prima devo salire. Ok, menu, chiave, serratura. Perfetto, leva. Oh, salve. Un cucciolo di Balenoptera musculus, o di balena, per voi scimmie che non parlate latino. Dove chi prende le balene con la rete? Mm-hmm.
che possiamo fare? Lo senti, caposcimmia? Il lamentoso canto delle balene. Ce ne saranno altre nei paraggi. Scommetto che se liberiamo il piccolo, ci porterà dritti a Vulcania. Dritti a Vulcania. È sotto peso del 20%. Ciò significa che è denutrito al 100%. Non ti preoccupare. Papà è qui. Vuoi qualcosa da mangiare, tesoro? Ecco qui. Avanti, piccolino. Forza, non c'è niente qui. Ma l'abbiamo fatto felice. Si ricorderà di me alla festa della mamma? È stata una scena incredibilmente inquietante. Bene, abbiamo attivato il rilevatore sulla schiena della balena. Adesso torniamo su e con il radar premiamo il tasto rilascia, così la lasciamo fuori e la seguiamo fino a Vulcania. Credo che mi portava fino a Vulcania. Non posso! E niente, non ce lo fa fare. Ace è entrato in azione. È entrato in azione. Va bene, adesso rilasciamo e con le freccette... Sono proprio dietro di te, bambina. Dobbiamo cercare di mantenerla il più possibile al centro del radar. Vieni qui. Vieni qui. No! Stai qui. Stai qui. Dai, ancora poco. Dai, dai. No! Porca vacca. Allora, segnale perso, richiamiamola. Riproviamo. Una cosa celere, signori. Sono proprio dietro di te, bambina. No! E che cacchio, vabbè, ma questa scappa. Ah, richiama. Allora, riproviamo con la tastiera. Sono proprio dietro di te, bambina. Stai ferma, maledizione. Ah. Mazza quanto corre. Che cavolo di balena si è sposta a zig zag a sto modo, epilettica. Fortuna che era devo... B-I-N-G-O! Vulcania è il suo nome. Eccoci qua. Perfetto. Ora con il periscopio andiamo a vedere se siamo arrivati. Siamo arrivati, ma c'è questo polipaccio incazzoso che ci impedisce l'approdo, anzi l'attracco. Qui la prima volta ci ho perso un sacco di tempo perché non avevo capito che con questo tasto dobbiamo ripetere il codice che abbiamo visto sul diario di Jacques, che era lungo, corto, lungo, se non ricordo male. Quindi dobbiamo tenere premuto a lungo, poi per un attimo e poi di nuovo a lungo. Proviamo. Lungo, corto, lungo. E vai, al primo colpo stavolta. Da ragazzino ci sono impazzito per capirlo. E là! Fatto un po' di danni, ma tanto il sottomarino mica è nostro. E adesso possiamo finalmente uscire. Acchiappa animali in arrivo! È meglio che facciano tutti attenzione alle balene! Questa è un'altra sequenza arcade molto sulla falsa riga di Frogger, in cui bisogna prendere le giuste misure e saltare di balena in balena per arrivare all'approdo. Anche se ricordo che questa si immergeva a un certo punto. Speriamo di fare in tempo per ad arrivare dall'altra parte. Dov'è quell'altra balena? Lo sapevo io. Dai, allora riproviamo. Vai subito. Eccola che arriva. Ora. Subito. Si immerge. E riemerge. Vai. Ora dovrebbe sbucare quell'altra. Eccola. Ma se salto quando sta sparando l'acqua mi sbatte fuori? Non lo so. A posto.
Tutto è balene, quel che finisce balene. Ah, il dolce profumo della vittoria. Una breve fermata alla stazione marittima di polizia, giusto per consegnare Jacques, e poi io e Spike torneremo a casa. Con un po' di bigliettoni verdi per il nostro padrone di casa. Grazie mille, grazie mille. Sì mille, sì mille. Perfetto, e la missione si è conclusa con esito molto positivo, non diciamo positivo in questo periodo, con esito buono. E per questa puntata è tutto, io mi fermo qui e affronteremo la prossima missione nell'episodio di domani. Io per il momento stacco, lasciatemi un mi piace se il video vi è piaciuto, giustamente, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mi farete felice, mi supporterete in questo modo, ed io comunque mi fermo qui, vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao a tutti!